Pirandello è immaginazione. Quello che ha fatto Pirandello nel Novecento è stato cercare di attivare una riflessione rispetto al teatro che vede se stesso, il metateatro, il teatro nel teatro. E quindi gli spettatori sono dentro il meccanismo teatrale e sono dentro l'immaginazione che viene richiesta dal testo, dalle parole e da quest'ultimo Giganti della montagna, che è l'ultima opera di Pirandello, è l'ultima incompiuta per la morte dell'autore. Pirandello muore prima di scrivere il terzo atto e questo credo sia in qualche modo forse anche bello, perché questa sospensione che resta lascia ulteriore immaginazione. È come lo facciamo anche fuori da Sarajevo, come lo facciamo in Italia, soprattutto pensando che il nostro personaggio, il protagonista del nostro Giganti della montagna, non sono i caratteri, i personaggi, ma sono le parole proprio di Pirandello.